c'era un fungo, e il fungo era l'albero del bene e del male. La pietra filosofale degli alchimisti era l'LSD, il libro dei morti tibetano e un trippolo. E l'Apocalisse descrive un'esperienza alla mescalina. Ciao a tutti pagliacci e benvenuti ad una nuova e vi giuro coloratissima puntata di Cinema degli Eccessi. Non perdiamo tempo e cominciamo subito con la recensione di un film meraviglioso, un film che quando lo vidi cambiò la mia concezione di cinema. Sto parlando de La Montagna Sacra, del poeta alchimista Alejandro Jodorowsky, metà messicano e metà americano del 1973. Di cosa parla La Montagna Sacra? Ma ovviamente del cosmo, dell'esistenza, della morte e della religione. Lo fa attraverso gli occhi di un ladro vagabondo con le sembianze di Gesù Cristo. Un uomo che vaga in un mondo fatto di amenità e violenza, dove guarda caso il collante tra tutti questi personaggi ed eventi brutti è proprio la religione. Superato questo, l'uomo arriverà ad una torre in cui un alchimista è riuscito a riunire le 7 persone più potenti del pianeta, rappresentanti le 9 personalità dell'Enneagramma. Questo per arrivare alla Montagna Sacra e rubare il potere ai 9 saggi. Cos'è l'Enneagramma lo vedremo tra poco, non preoccupatevi. Come finirà questa incredibile avventura lo vedremo dopo l'ultima schermata, perché è un finale che veramente merita di essere analizzato. Direi che non ci si può lamentare in quanto a originalità, non credete? È piuttosto atipica come trama. Ma dove sta esattamente l'eccesso nella Montagna Sacra? Perché lo vediamo nelle classifiche dei film più disturbanti di sempre? Diciamo per lo stesso motivo per cui ci troviamo Eraserhead. La violenza non è visiva, ma è la forza della rappresentazione a farlo diventare. Innanzitutto la chiesa, la religione e la figura di Gesù Cristo vengono completamente stuprate. Abbiamo un sacco di rappresentazioni tanto coraggiose quanto estreme e grottesche. E poi sì, ci sono alcuni gesti e alcune piccole scene che potrebbero farvi risalire la colazione, come il protagonista con la faccia piena di insetti o quando viene ricoperto di grasso. Poi c'è un uomo cieco sordo e muto che per prendere le decisioni per la propria ditta lo fa mettendo la mano nella vagina del cadavere di sua moglie imbalsamata e altre cose del genere molto peculiari ed originali. Poi c'è anche un uso del disabile in pieno stile Todd Browning, mescolato alla teatralità felliniana del macello. La tecnica registica per quanto riguarda la macchina da presa è abbastanza essenziale, non presenta grossi virtuosismi. L'elemento che arricchisce tutto il film, andando ad arricchire proprio questa mancanza di virtuosismi, è sicuramente la scenografia, probabilmente una delle migliori e sicuramente una delle più originali della storia del cinema. Dà ovviamente al film un'area molto psichedelica, fatta di geometrie caleidoscopiche, colori sgargianti e immagini suggestive che ruotano e si muovono con armonia musicale di fronte agli occhi dello spettatore. Non possiamo che rimanere sbigottiti, increduli e anche un po' rincoglioniti se ci si è infumati un cannone prima, perché anche grazie a questo aspetto è diventato un film, diciamo, famoso da vedere in fattanza, i cosiddetti stoned film. E non per niente il produttore del film è lo stesso produttore dei Beatles. John Lennon si innamorò del film precedente di Jodorowsky, ovvero El Topo, e quindi il suo produttore vide subito la connessione tra hippie e danaro, e quindi decise di produrre La Montagna Sacra, che altrimenti non si sarebbe mai potuto realizzare. Lo stesso regista si sarà sicuramente sfondato di droghe negli anni 60. Riesce a mettere anche una canna in un contesto in cui non c'entra neanche molto, ovvero quando il finto Gesù e lo storpio si fumano una bomba insieme e diventano migliori amici. Per quanto riguarda la tecnica, ragazzi, non c'è molto da aggiungere. Come ho detto in precedenza, è la scenografia che la fa da padrona, ovviamente mescolata a dei costumi favolosi e ad un uso della luce molto ben dosato. Il resto si aggira tutto attorno alla mediocrità, ma il film è talmente figo e spaesante che non ci si fa caso, ci si concentra su altro. E anche il regista si concentra su altro, perché la filosofia e la simbologia del film sono ricchissime. Ricche più che mai, se vogliamo dirla tutta. Innanzitutto abbiamo una visione della cristianità molto violenta e malata, quasi bunueliana. Persone che vengono fucilate durante una processione e dai loro corpi escono uccelli. Il misticismo infatti è rappresentato come liberazione dalle catene imposte dalle varie religioni. Poi c'è il Cristo in saldo, che vuole rappresentare quanto la religione si sia prostituita. E poi infatti vediamo le suore mignotte, oppure quello che sembra essere Gesù Cristo,
usato come calco per creare dei souvenir. Poi abbiamo il travestito, vestito da mignotta, con cui si simula la pietà del Michelangelo. Diciamo pure che la prima parte del film si concentra su questo. Simboli di varie religioni mescolate e tutte messe al pari, con un occhio di riguardo malvagio verso la religione cristiana e il cattolicesimo. Un altro aspetto del film è quello di criticare tutto il marcio che c'è nella società, e questo lo fa attraverso la simbologia dei pianeti. A questa si affiancano la simbologia degli animali, che è importantissima, quella dei tarocchi, tanto cara al regista, e quella dell'eneagramma, che dicevamo prima, che è un simbolo usato in molti contesti. Se volete approfondire, cercate pure, trovate tutte le informazioni. Qui però Jodorowsky questa volta vuole essere più attaccato alla realtà, e quindi ci dona un'interpretazione molto psicologica di questo eneagramma. In pratica ogni personalità è affidata a un numero da 1 a 9, e ognuno di noi ha delle mescolanze di questi numeri. Come si fa a decifrare tutti questi simboli? Ragazzi, mi è toccato chiamare 4 maghi indovini della Madonna, non potevo fare altrimenti. Quindi cosa facciamo? Diamo la parola a loro. Venere. Ovviamente la dea della bellezza. E infatti si parla dell'industria dei cosmetici. La frase chiave è: sappiamo che la gente preferisce essere apprezzata per quello che sembra. Marte. Fabbrica e vende armi per la pace. Droghe per l'aggressività. Armi psichedeliche per gli hippie. Questo è un pubblico che attrae e al tempo stesso critica la propria incoerenza. Vende anche armi mistiche per le religioni più varie. La spiegazione è palese. Giove. È un ricco e viziato artista che usa l'arte e i corpi umani come merce. Saturno. La ragione priva di sentimenti. Produce giocattoli di guerra. E qui il collegamento si fa molto esplicito. Urano è un pianeta spesso identificato nell'eliminazione del superfluo. Difatti è personificato dall'economista di un capo di Stato che suggerisce il numero di morti che necessita lo Stato per mantenere alto il PIL del proprio paese. Nettuno è il simbolo della coscienza collettiva. Qui infatti lo vediamo investire un violentissimo capo della polizia. Plutone, un architetto che vuole trasformare la concezione di casa in rifugio per risparmiare e fare dei bei soldoni. Simbologia della tomba eterna e del dio dell'aldilà. La torre, dove avviene tutto il film, simboleggia la superbia punta. Il sole e la luna contrapposti, chiarezza e luce da una parte, insicurezza e oscurità dall'altra. Il matto, libertà e creatività nella sua concezione positiva, che libera le donne dal trucco e dalla costrizione. È la prima carta che si vede dopo la scena iniziale ed è simbolo della carta stessa. Il mago, colui che è artefice della propria fortuna sia nel bene che nel male. E nel film ha ambedue i risvolti. La morte, fase traumatica che anticipa una nuova rinascita. Rospo. Il rospo è il simbolo della sessualità. Nel film infatti si vedono dei soldati arrapati e successivamente dei rospi vestiti da soldato. Camaleonte. Lenta evoluzione, trasformazione, sublimazione della materia e dello spirito. Capra, capra, capra. Pace e benevolenza come quella del mago. Cammello, benessere che si raggiunge attraverso la trasformazione. Ippopotamo, saper affrontare le situazioni irrisolte per acquisire la sicurezza necessaria ad intraprendere il viaggio. Pellicano, pietà, amore e carità, come quella che ha il mago per il protagonista. Toro, forza e sacrifici, come quelle che dovrà affrontare il Cristo per ascendere. Avvoltoio, pietà e misericordia, come quelle che ha il mago nei confronti del suo nuovo discepolo. Cigno nero, il peccato, infatti è nella stanza con i 9 potenti. 1. Il pignolo perfezionista spacca maroni. 2. L'allegro cazzone altruista. 3. Il lupo di Wall Street vive per il successo. 4. Il romantico puccioso e smielato. 5. Il pensatore nerd isolato. 6. Il cagasotto. 7. L'artista o presunto tale. 8. Lo sfidante sicuro di sé,
quello che fa brutto. 9. Il diplomatico. E non sto parlando del pasticcino. Bene ragazzi, dopo questo viaggio nella simbologia in cui abbiamo conosciuto un sacco di strani personaggi, vediamo insieme la scheda del film. Budella 2 su 5, un po' di violenza l'abbiamo, la polizia e i soldati sono cattivissimi. Violenza psicologica 3 su 5, talmente assurdo da essere disturbante. Marciume 5 su 5, Jodorowsky è indubbiamente uno squilibrato. Divertimento 3 su 5, Trash 2 su 5, per alcune decisioni della messa in scena. Per quanto riguarda la classifica generale di Cinema degli Eccessi, La Montagna Sacra di Alejandro Jodorowsky si piazza all'ottavo posto. Ragazzi, la prima volta che lo vidi in giovane età, questo film mi turbò da morire. Ero incredulo di fronte a cotanta assurdità e per me è sicuramente da mettere in top 10. Beh ragazzi, che dire sulla Montagna Sacra? Per me è un'esperienza assolutamente da fare. Si può odiare o amare, ma bisogna farlo, bisogna vederlo, porca miseria. È un film che dovrebbe essere proiettato nei musei, tanta è la potenza simbolica e comunicativa. Certo, per apprezzarlo dovete aprire la mente ad un cinema che non avete mai visto fino ad ora, il cinema di Alejandro Jodorowsky. Molti lo reputano un ciarlatano a causa della sua fissazione con la cartomanzia e il misticismo. Gli criticano anche il suo stile forse un po' forzato e la sua aria da predicatore televisivo, ma secondo me non è così. Ok, sicuramente è un montato di testa, nel senso che è una persona che dice che se avesse 60 milioni di dollari sarebbe il regista più bravo del mondo. Ma a parte queste uscite pessime per mantenersi il personaggio, ha in chiaro le proprie idee e conosce i limiti delle proprie idee. Non lo fa per prenderci in giro, è un drogato fissato con i tarocchi con una videocamera in mano. Il risultato è sempre ottimo, ho visto quasi tutti i suoi film e ad ognuno c'è da rimanere a bocca aperta. Questo è sicuramente il mio preferito, anche se il topo che vedremo tra qualche mese gli fa gran battaglia. Guardatelo ragazzi, piuttosto andatelo a vedere e poi tornate da me dicendomi che vi ho consigliato un film di merda, però almeno guardatelo. Volevo parlarvi due minuti dell'edizione della Raro Video, che è una delle poche case distributrici che si sbatte per portare in Italia un certo tipo di cinema. Innanzitutto la qualità audio-video del film è stupenda. Questo perché è stato restaurato qualche anno fa ed è molto migliore questa versione rispetto a quella che circola in genere. Figuratevi che c'è anche l'audio 5.1 in lingua originale, che non fa perdere assolutamente comunque l'area underground al film. Poi ci sono un sacco di contenuti speciali aggiunti rispetto all'ultima versione che approfondiscono molto il mondo creato da Jodorowsky nella Montagna Sacra. Innanzitutto c'è il commento del regista che per un film del genere non fa mai male. Giusto per entrare un po' di più nella sua mente, spiega davvero ogni decisione che ha preso durante la realizzazione. Poi ci sono alcune scene tagliate, tra cui il finale alternativo, commentate dallo stesso Jodorowsky. Poi c'è un breve documentario in cui il regista ci spiega come mai ha inserito i tarocchi come elemento fondamentale. Un'intervista a Mario Sesti, che è il creatore artistico del Festival del Cinema di Roma. Poi c'è un documentario sul restauro che mette a confronto le due versioni. E infine il trailer e la fotogallery. Se per caso volete comprarlo vi metto il link in descrizione. È un'edizione che merita davvero per i fan di Jodorowsky e per quelli che vogliono scoprirlo solamente. Bene pagliacci miei, il video finisce qui. Spero che la recensione vi sia piaciuta perché mi sono davvero impegnato un sacco per scriverla e ho smosso un sacco di persone per realizzarla. Tutto ciò ovviamente perché secondo me il film merita tantissimo. Mi raccomando, condividete ovunque, spolliciate e commentate. Ci vediamo dopo la schermata per analizzare il finale. Bella regà, che il cinema sia con voi. Allora, qua in fondo alla strada dobbiamo deciderci. Destra Tomorrowland, sinistra la Sagra del Fagiano. Dai ragazzi, Sagra del Fagiano! Cazzo! Micchia, occhio alla vecchia che la stiri! Perché sei bloccato la strada? Mezzo alla strada qua. Qualcuno la fine. Bamba! Emi! C'è? Sì, c'è. Vado. Dai, presa? Vai. Queste sono le parole che concludono il film, mentre la videocamera zooma realmente all'indietro e ci lascia scoprire un set cinematografico. Uno dei finali più spiazzanti di sempre, senza dubbio. E anche se vogliamo considerarlo come conseguenza del fatto che Jodorowsky non abbia saputo come far finire il film, è comunque di una genialità assoluta. Ancora una volta ci troviamo a parlare di metacinematografia, di film che escono fuori dalla dimensione arte per abbracciare la dimensione reale. Dopo averci portato in tutti questi mondi assurdi fatti di magie dal
mia, ci tira giù dal pero e ci dice di svegliarci. Quella non è la realtà, porca miseria, stiamo guardando un film. Un gesto coraggioso, provocatorio e rivoluzionario. Ci rimaniamo male come se stessimo vedendo un film Disney che finisce nello stesso modo a 6 anni. I traumi della vita proprio, fa rimanere di merda. Questo cinema non è solo cinema, è il teatro panico di cui Jodorowsky faceva parte. È una tipologia di teatro che mette la realtà soprattutto e il finale quindi non poteva essere diverso. Ci sta dicendo che nonostante lui creda in molte delle cose rappresentate, in realtà sono solo suggestioni di cui l'uomo necessita. Nessun regista, secondo me, è riuscito a mettere così intanto in discussione non solo le proprie credenze, ma la propria arte. Tutto ciò merita un assoluto rispetto, al di là di cosa si pensi del cinema di Jodorowsky o della sua arte o della sua persona. Spero vivamente per voi che non abbiate visto questa parte di recensione senza aver visto il film, perché vi siete persi una gran botta al cervello. Bene ragazzi, ci vediamo.